Sulla questione dei termovalorizzatori la nostra idea è sempre la stessa. Noi non siamo come la Prestigiacomo che cambia idea a seconda di quello che succede. Adesso ha lanciato l'ipotesi di una revisione del piano dei rifiuti entro 45 giorni e i termovalorizzatori passano da 4 a 2. In realtà la nostra posizione è che è necessaria sicuramente la termovalorizzazione in Sicilia, ma come fine di un processo che a monte abbia ovviamente una raccolta differenziata spinta, che diciamo totalmente all'opposto di come è stato impostato il meccanismo di raccolta e di chiusura del ciclo dalle giunte Cuffaro e devo dire anche dalla giunta appunto Lombardo. Se prima non si arriva al 70% di raccolta differenziata, la termovalorizzazione diventa un modo per eliminare il problema causandone degli altri. L'ipotesi di realizzare 4 termovalorizzatori, come hanno dimostrato i fatti, non l'opposizione, i fatti, era sbagliata, era un metodo assolutamente inconcepibile, una regione che come dire, poteva incenerire tante di quelle tonnellate incenerire rifiuti per mezza Italia, non era il caso. L'ipotesi di fare uno o due termovalorizzatori di piccole dimensioni per chiudere il ciclo è un'idea invece che noi, come dire, sulla quale non siamo contrari, invece siamo assolutamente contrari a questo piano dei rifiuti, questo piano regionale dei rifiuti e soprattutto al fatto che le 27 ATO in Sicilia abbiano gestito il problema appunto dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti in questo modo, cioè sono delle macchine mangiasoldi che hanno assolutamente fallito il loro compito. Quindi il fatto che Lombardo non sia ancora riuscito a far applicare il proprio decreto di diminuzione del numero di ATO, di trasferimento delle competenze a consigli di amministrazione costituiti da amministratori, secondo il nostro punto di vista anche ovviamente non soltanto da amministratori ma delegati anche a un manager unico per ogni uno dei 9 ATO, secondo me potrebbe essere un'idea giusta, seria e fattibile. 9 ATO, un manager con un consiglio di amministrazione fatto da amministratori, questa è l'idea. Insomma, io credo che se però non si applicano le cose, si possono fare gli annunci che si vuole, ma i risultati non si otterranno mai. Siamo a oltre 1 miliardo di debiti, la raccolta differenziata, attenzione, il dato è il 6% di differenziata in Sicilia è un dato falso, perché in effetti la raccolta differenziata in Sicilia non supera il 3%, perché diciamo che l'altro 3% è dato dalla raccolta di altri materiali ingombranti e di scarto che non potrebbero essere assimilati, per un gioco tecnico vengono assimilati, ma in effetti siamo al 3%, che è il dato più basso d'Europa. Dopodiché, insomma, a questo punto io penso che Lombardo, il presidente, abbia soltanto 2 possibilità: una, quella di dimettersi; se non lo fa, deve immediatamente approvare e applicare il decreto e portare in aula la modifica, perché non si possa operare per decreto, la modifica del piano regionale dei rifiuti. 45 giorni non lo so se sono pochi o sono molti, comunque la Sicilia non può aspettare secondo me neanche un giorno, e poi avviare immediatamente la realizzazione degli impianti necessari alla differenziata e alla chiusura del ciclo. Alla fine di tutto questo, dopo aver premiato le ATO che hanno funzionato, sono poche per la verità, e ovviamente fatto pagare in qualche modo nel sistema complessivo della gestione a quelle ATO invece che non hanno saputo far funzionare il sistema, quindi applicando i cosiddetti poteri sostitutivi, a quel punto, solo a quel punto, si può pensare alla realizzazione di 2 termovalorizzatori, piccoli termovalorizzatori, legati però a una seria analisi del rapporto costi-benefici nei territori dove vengono impiantati. Questa è l'idea, non ci vuole molto in realtà, però ci vuole un cambio di rotta che in effetti finora, almeno tra Cuffaro e Lombardo, non abbiamo visto. Restando nelle idee, una domanda al volo la devo fare, perché recentemente ho intervistato il presidente nazionale di Rilegno, che è il consorzio di riciclo e riutilizzo e valorizzazione anche termica, quindi energetica, del legno. Qui ne abbiamo in Sicilia moltissimo, soprattutto per quello che sono gli imballaggi, cassette, ortofrutta, eccetera, eccetera. Lui in un certo senso ha alzato le mani e ha detto: non riusciamo a fare al sud, non solo in Sicilia, al sud, la differenziata, a catturare, diciamo, questo rifiuto e a riutilizzarlo, allora andiamo a centrale a biomasse. Anche qui non ci riusciamo, non perché siamo figli di un dio minore, non ci riusciamo perché non ci vogliamo riuscire, e perché vogliamo fare del business delle discariche, del business dei termovalorizzatori, una punta avanzata, come dire, di gestione del problema. I rifiuti non sono un business,
I rifiuti sono una risorsa e devono essere gestiti attraverso meccanismi fondamentali che tengano conto anzitutto della raccolta differente da spinta, della modifica della cultura dei cittadini, dei servizi connessi necessari. Non si può fare differenziare se non ci sono le isole ecologiche, le stazioni di trasferenza, i centri di compostaggio. Non si può chiudere il ciclo se non c'è tutto questo, e tutto questo non ci può essere perché la politica ha voluto che tutto questo non ci fosse. Non è un fatto che ci ha dato il Signore, è una scelta politica. In Sicilia, come in Campania, come in altri posti, si è voluto la crisi e l'emergenza dei rifiuti perché qualcuno ci ha guadagnato. Questo è il tema. Sapere chi e come, basta un po' analizzare il quadro complessivo di come si sono svolte le cose e si capisce bene. Se poi, come dire, si potesse approfondire meglio secondo delle analisi anche di natura giudiziaria, io credo che ci sarebbero delle forti responsabilità. Ma i siciliani devono sempre pagare questo prezzo, io non credo che sia giusto, insomma. Quindi non è che in Sicilia non si riesce a fare la differenziata, in Sicilia non si è voluta fare in questi anni, perché si può fare, perché i cittadini, quando aiutati, diciamo assecondano. Guardate, c'è un esempio molto buono che è quello del lato di Caltagirone, dove sono riusciti a fare un sistema chiuso dove il porta a porta funziona, dove insomma il centro di compostaggio funziona, le zone di trasferenza funzionano. I cittadini giustamente sono stati informati porta a porta con una campagna di sensibilizzazione molto spinta. Comiso è un altro buon esempio nel quale gli incentivi hanno funzionato. Certo, se poi l'amministrazione che c'è in questo momento decide di fare una sola isola ecologica e di non dare gli incentivi a chi conferisce porta a porta, è chiaro che il sistema si interrompe. Ovviamente è una volontà politica, e quando c'è la buona volontà politica, le virtualità dei cittadini si possono realizzare.